I vigili del fuoco di Pistoia hanno rinnovato una parte importante della loro sede, creando anche uno spazio espositivo. Sono state infatti presentate la nuova sala operativa e sala crisi, spostate al piano superiore ed ampliate con nuove funzionalità. Inoltre è stato valorizzato lo spazio all'ingresso in cui è presente Mani Fusione in bronzo, scultura del maestro pistoiese Iorio Vivarelli e donata al comando dalla Fondazione Vivarelli. La sala operativa prima era ubicata al piano terra ed era solo costituita da un solo ambiente. Abbiamo creato questi tre ambienti più uno che è qui limitrofo, perché nell'ordinario viene utilizzato, quindi nel soccorso tecnico urgente e ordinario viene utilizzato la sala operativa, questa che vedete qua alle mie spalle, che è la sala SO115, il cuore della sala operativa. Quando ci sono le micro emergenze vengono utilizzate queste due sale come sala pianificazione e operazioni per gestire gli interventi di soccorso tecnico non urgentissimi, se vogliamo, nel senso che non sono finalizzati a salvare le persone. Nelle emergenze più grandi, quindi che coinvolgono il territorio in modo più pesante, viene attivata un'ulteriore sala che è qui adiacente, che serve fondamentalmente a gestire tutti i rapporti con i COC, la protezione civile, dei comuni interessati, che chiaramente in una macro emergenza diventano molto più intensivi. Il grafico che ci serve sia nelle emergenze di tipo ordinario che in quelle di tipo una micro emergenza locale, quindi una micro calamità. E questo applicativo è un supporto cartografico. Approssimativamente quanti interventi vengono fatti dal comando di Pistoia ogni anno? Su tutte e quattro le sedi del territorio fa circa 4.000 interventi l'anno. Poi chiaramente non vengono considerati tutti gli interventi che invece vengono fatti quando le squadre di Pistoia vanno in supporto ad altri comandi, sia in Veneto per l'alluvione e subito dopo è capitato, no, in Puglia per invece gli incendi che sono divampati questi giorni. E per il momento siamo sempre pronti e disponibili nel meccanismo nazionale del Corpo Nazionale e abbiamo sempre a disposizione un contingente di personale in servizio che è pronto a partire per ogni evenienza e per andare ovunque in Italia, come è accaduto.